14 camminatori da Christian ed Elena, WIP Storie in Cammino. Per quest'estate abbiamo scelto di percorrere l'Alta Via dei Monti Liguri. Si tratta di un cammino che parte da Ventimiglia ed arriva fino a Ceparana, paese a pochi chilometri dalla Spezia. Sono circa 440 km con 16.000 metri di dislivello positivo che noi abbiamo suddiviso in 13 tappe che seguiremo dal 1 al 15 agosto. Lungo il nostro percorso incontreremo alcuni parchi naturali molto interessanti, tra cui quello del Begua e delle Alpi Liguri. Abbiamo scelto proprio questo cammino in quanto ricalca parte del Sentiero Italia che abbiamo progettato da quest'anno di percorrere per la sua interezza, cioè per tutti i suoi 7.000 km. Ci metteremo parecchi anni, ma sfrutteremo le nostre ferie e i nostri tempi liberi per attraversare tutta l'Italia. Se siete interessati ad avere informazioni, conoscere e vedere i nostri diari di viaggio lungo l'Alta Via dei Monti Liguri, potete seguirci sui nostri account Facebook e Instagram oppure sul nostro blog. Ciao a tutti, buon cammino! Amici camminatori, eccoci, Chris e Elena, WIP Storie in Cammino, siamo live da Ventimiglia e domani inizieremo finalmente la nostra Alta Via dei Monti Liguri 2021, destinazione finale Ceparana in 13 tappe. Domani appunto partiremo da Ventimiglia e arriveremo alla Colla di Scarassan con un totale di dislivello positivo di circa 1800 metri, ma di questo domani ve ne parliamo. Ciao! Nata plumbea, già piove, stiamo camminando da circa un paio d'ore, oggi direzione Colla di Scarassan, 1800 metri di dislivello positivo, circa 30 km e noi si becca un po' d'acqua al primo giorno, speriamo che tutti gli altri siano un po' più asciutti. Di qua confine italiano, di là la Francia con i nuvoloni, e di qua abbiamo il confine francese e di qui le montagne da cui arrivavamo noi. Tappa 1, riserva naturale Testa d'Alpe, a destra Francia, a sinistra Italia e noi andiamo verso il Col de Scarassan, nostro primo fine tappa. Siamo in Francia e rientriamo in Italia, passiamo al confine. Fine tappa 1, da Ventimiglia alla Colla di Scarassan, siamo al rifugio con la divuta e là in fondo c'è il mare, lontano ma c'è il mare.
Oggi è il 2 agosto e siamo partiti per la nostra prima tappa sull'Alta Via dei Monti Liguri. Abbiamo lasciato questa mattina Ventimiglia e siamo giunti fino a Col di Scarassan, tappa da 31 km con 1800 metri di dislivello positivo. Abbiamo lasciato Ventimiglia subito con una decisa salita che ci ha portato in circa 10 km fino alla colla. Da qui, con un dislivello molto più dolce, abbiamo raggiunto i piedi del Col di Sgora e con una salita decisa ne abbiamo raggiunto la cima. Poi abbiamo continuato per altrettanti 12 km fino a raggiungere Col di Scarassan. Secondo giorno Alta Via dei Monti Liguri. Sono le 7 del mattino, lasciamo rifugio Colle di Gouta e siamo al passo Muratone. Oggi è una bella giornata e noi si prosegue. In fondo, oltre la cava, c'è ancora Ventimiglia e siamo a 35 km sull'Alta Via. Giorno 2 sull'Alta Via dei Monti Liguri, siamo alla Gola del Corvo, 1404 metri sul livello del mare, e il mare sta là in fondo. Verso la cima del Saccarello, una tra le cime più alte della Liguria, e ovviamente nebbia.
sulla cima del Saccarello. In teoria il Cristo Redentore, dicono che ci sia un ottimo panorama, una bellissima vista. Ma oggi niente, nebbia fittissima. Eccoci, Whipstar in cammino 2021 lungo l'Altevia dei Monti Liguri. Siamo partiti questa mattina ed è il 3 agosto da Rifugio Quello di Gota con destinazione finale Rifugio La Terza. Siamo attualmente a circa 2000 metri sul livello del mare dopo aver passato il famigerato Monte Saccarello, uno dei monti più alti della Liguria, a 2200 metri. Tappa meravigliosa da un punto di vista naturalistico e paesaggistico, dura perché comunque hanno fatto un dislivello complessivo di circa 1800 metri in 28 km, ma siamo arrivati e domani altro giro, altra corsa. Giorno 3 sull'Altevia dei Monti Liguri, lasciamo il Rifugio La Terza, sono le 6:30 del mattino, sta alpeggiando e oggi arriveremo a Pian dell'Arno. Ha piovuto e adesso continuiamo a bagnarci tutte queste belle piante. Ed eccoci a fine tappa, passo di Prale, ora via verso il rifugio. Oggi è il 4 agosto 2021, la nostra terza tappa sull'Altavia dei Monti Liguri. Siamo partiti questa mattina dalla Sella della Valletta e raggiunto in breve Passo Fronte, da cui abbiamo goduto di una bellissima vista, siamo scesi fino a San Bernardo di Mendatica. Da qui, su brevi tratti di asfalto e lunghi sentieri nel bosco, abbiamo raggiunto Colle di Nava, passando accanto al Forte Pozzanghi.
Dopo una breve pausa abbiamo ripreso la nostra salita fino al passo di Prale, circa 6 km da Colle di Nava, e qui con un ultimo sforzo di circa 2 km abbiamo raggiunto il rifugio Pian dell'Arma, in cui ci troviamo ora. Domani abbiamo come meta Bardineto. Rifugio Pian dell'Arma, 5 agosto, questa è la quasi alba. Sono le 6:30 e noi ripartiamo. E là in fondo il rifugio Pian dell'Arma. Sulla cima dell'Armetta, Irina, con il libro diretta. E tutto intorno, il verde. E in fondo là si vede il mare, vediamo se si percepisce anche. Eccolo là! Finalmente lo vediamo. Stupendo. Su verso la cima del Monte Galero, panorami meravigliosi, e là in fondo ancora che ci guardo da lontano il mare. Ventimiglia è ormai lontana e noi si va. Com'è questo Monte Galero? Sto bello in piedi. Dai che siamo quasi arrivati. Sì, ma da pochissimo. E guarda che bello dietro. Dietro e davanti. Monte Galero, non ti temo. Finalmente eccoci sulla cima del Monte Galero. La croce diretta. Altri amici camminatori e non si prosegue. Giù dal Monte Galero, eccoci il passo delle Caranche. 1411 e via al Colle di San Bernardo, e si va in mezzo alla nebbia, ma si va. Ed eccoci al Colle San Bernardo, poi in mezzo alle pale eoliche, a destra, a sinistra, pale eoliche. We'll be right back.
Finito dal gioco di Toirano, anzi da Bardineto, siamo già arrivati al Prato di Polla. Prima tappa, Monte Carmo, ancora un'oretta e poi verso il Melone. Raggiungendo la vetta del Monte Carmo, tra nebbia e cielo. Tutti da Elena Crista, Whip Story in cammino. Oggi la quinta tappa lungo l'Alta Via dei Monti Liguri e siamo con il riassunto della tappa di ieri, anche se in ritardo. La tappa era lunga e siamo partiti la mattina da Pian dell'Arma, dal rifugio Pian dell'Arma. Siamo saliti a bomba sul Monte Armetta, da lì risaliti ancora altrettanto a bomba sul Monte Galero, ridiscesi al Colle del San Bernardo di Caressio e da lì fino allo Scravaion. Abbiamo poi fatto punto tappa a Bardineto, quindi ci siamo staccati dall'Alta Via al gioco di Toirano. Adesso siamo sul Monte Carmo, praticamente in paradiso, e questo è l'Alta Via dei Monti Liguri. Ciao! Ed eccoci al gioco di Giustinice. E noi si riparte verso il Melogno. La foresta barbottina, una faggeta incredibile. Direttamente dal Colle del Melogno, il forte Elena, e noi si va. Giacomo, dopo il Melogno, adesso facciamo pausa merenda e ripartiamo. Scendendo verso il Colle di Cadibona, nebbia fitta. C'è giusto un po' di nebbiolina, lì c'è una pala eolica grossa come un grattacielo e si va a perdere. Mi sento un bordello infinito e la pala eolica non c'è più, e Elena quasi neanche. Oggi è 7 agosto e siamo in direzione rifugio di Prato Rotondo sul Monte Begua. Ieri siamo partiti da Bardineto e siamo ritornati sui nostri passi fino al gioco di Toirano, e da qui siamo saliti al Monte Carmo, il punto più bello secondo noi della tappa di ieri. Da lì siamo scesi e, passando per la riserva della Barbottina, siamo giunti fino al Colle del Melogno. Da qui, quasi totalmente nei boschi, siamo arrivati fino a Colla San Giacomo, passando accanto ai ruderi dell'ex Basenato, e da qui, sempre su sentieri più o meno larghi e in mezzo alla nebbia, abbiamo raggiunto Altare, il nostro fine tappa. È stata una tappa lunga di circa 44 km con dei dislivelli interessanti, soprattutto nel primo tratto, la salita al Monte Carmo. E anche oggi un po' di nebbia andando giù verso Giovo Ligure. Una bella temperatura estiva. Siamo al 7 di agosto. Fresco, nebbioso
e noi si va. Andiamo verso Monte Begua. Quasi in cima al Begua, mancheranno un centinaio di metri. Vento e nebbia. Nebbia aperta d'occhio. Nebbia che corre. La chiesetta della cima del Begua. Ciao a tutti ragazzi da Whip Story in cammino, siamo live dal rifugio Prato Rotondo, eccolo qua, ci stiamo finalmente rifocillando, tappa impegnativa da circa 40 km, partendo questa mattina da Altare, risalendo alle Meugge, da lì Giovo Ligure e con una bellissima sparata impegnativa tutta in salita saliamo sul Monte Begua, sul quale abbiamo trovato nebbia, dicono che è bellissimo nei giorni che terzo, ma sicuramente ci ritorneremo. Dal Monte Begua siamo ridiscesi appunto al rifugio Prato Rotondo, tappona da circa 40 km, consigliamo a tutti coloro che non sono particolarmente allenati di spezzarla in almeno 2 o 3 tronconi. Qua appunto siamo al rifugio, ora andiamo a cenare. Ciao a tutti! Buongiorno a tutti sull'Alteve dei Monti Liguri, oggi è domenica, siamo alla 7ª tappa della nostra traversata Ligure. Oggi il tempo è buono a riuscire a vederlo. Nebbia! Lasciamo il rifugio e siamo ancora persi nella nebbia. Elena è là in fondo e tra un po' sparisce. Quello là è il sole con la nebbia, il sole è sparito. Dal Monte Begua eccoci al passo del Faiallo e noi si continua sull'alta via dei Monti Liguri. Dal passo del Faiallo riprendiamo l'alta via che ci porterà al passo del Turchino. Adesso ci aspetta una bella tappa quasi tutta in discesa e noi si va. Il Turchino e noi si riprende verso Colla di Praglia e qua il passo. Genova con il suo porto. C'è ancora nebbia, ma si va.
altro fine tappa, siamo al passo della Bocchetta. Ora si va a dormire. Siamo al confine fra Liguria e Piemonte. Adesso siamo sulla nostra ottava tappa sull'Alta Via dei Monti Liguri in direzione Colle di Creto. Tornando alla nostra tappa di ieri, siamo partiti dal rifugio Prato Rotondo e accompagnati dalla nebbia siamo scesi prima al passo del Faiallo e poi a quello del Turchino. Da qui abbiamo iniziato la salita che ci ha portato dapprima al Colle di Praglia ed infine al passo della Bocchetta. Oggi la nostra nona tappa lungo l'Alta Via dei Monti Liguri. La tappa di ieri è stata davvero molto piacevole, siamo partiti da Passo della Bocchetta, siamo ridiscesi fino a Passo dei Giovi e risaliti e poi ridiscesi fino a Crocetta d'Orero e da lì ancora risaliti e discesi fino a Colle di Creto. Una tappa breve di circa 24 km e oggi siamo in cima al mondo, lo vedete alle mie spalle la costa, panorama spettacolare e noi si prosegue. Ciao a tutti! Lasciamo Barbagelata e ci dirigiamo al Ventarola. Stanotte rifugio Ventarola. Ieri siamo partiti da Colle di Creto e dopo una lunga traversata in salita siamo giunti fino al passo della Scoffera. Da qui, dopo aver recuperato i viveri per la giornata, siamo ripartiti e siamo saliti e ridiscesi alla Sella della Giassina. Da qui, con una salita non troppo faticosa, abbiamo raggiunto il borgo di Barbagelata e abbiamo affrontato da lì in poi il tratto forse più duro della giornata, in quanto la salita fino al rifugio Ventarola ha presentato dei tratti nel bosco abbastanza impervi. In tutto abbiamo percorso circa 37 km, nonostante tutto, nonostante la fatica, ne è valsa la pena e oggi siamo in direzione Monte Aiona.
Ciao a tutti amici camminatori, oggi decima tappa sull'Alta Via dei Monti Liguri. Siamo partiti questa mattina dal rifugio Ventarola e dopo essere ritornati sui nostri passi verso il passo del Ventarola abbiamo camminato fino al passo della Forcella. Da lì abbiamo ripreso il cammino verso il passo delle Lame e dal passo delle Lame fino al Monte Aiona, dove ci troviamo in questo momento. Panorama stupendo, anche se in controluce magari si nota molto poco. E da qui 10 minuti, un quarto d'ora, dovremo arrivare al rifugio per questa notte. Ciao! Verso quella Craiolo e in fondo il mare. Questa Alta Via dei Monti Liguri non smette di regalarci scorci meravigliosi. E noi si va! Oggi è il 12 agosto, undicesima tappa sull'Alta Via dei Monti Liguri. Siamo partiti questa mattina da Prato Mollo e dopo una discesa al passo dell'Incisa e una breve salita a Rocca della Scaletta con delle bellissime visuali, siamo scesi prima a Passo Tiffi e poi a Passo del Bocco. Ora ci troviamo sulla punta di ponente del Monte Zatta. L'abbiamo raggiunto con una salita abbastanza semplice e ora abbiamo ancora un breve tratto in salita fino alla punta di Levante del Monte Zatta e infine l'ascesa a Colla Craiolo. In tutto saranno circa 22 km. Discesa da Colle Craiolo verso il passo 100 Croci, panorami meravigliosi e noi si va. Eccoci al passo della Cappelletta e
non si va verso il calzapitello. Questo è un magnifico panorama di cui godiamo quest'oggi. Eccoci arrivati, passo calzapitello e ora andiamo a riposarci in albergo, anche se mancano ben 5 km, ma ce la faremo. Domani ripartiremo da qui. Ciao a tutti, buongiorno, eccoci. Oggi è la 12ª tappa lungo l'Alto dei Monti Liguri 2021 per Whip Story in cammino. Siamo partiti questa mattina da Colla Craiolo in direzione Passo del Calzapitello. Tappa movimentata, con dei buoni su e giù, ma non faticosa, se non per la lunghezza, tutto sommato non eccessiva, siamo intorno ai 30 km, quindi partiti da Colle del Faggio in direzione Passo delle 100 Croci, da lì Passo della Cappelletta, ancora su fino al Monte Gottero, discesa fino alla Foce dei Tre Confini e quindi in direzione del Passo del Calzapitello. Ora andiamo a ristorarci in albergo. Ciao! Siamo al Passo dei Casoni in direzione Bolano, dove pernotteremo e domani ripartiamo per Ceparana. Finalmente, si può per dire perché stiamo finendo, il mare si vede. Ceparana e La Spezia sono praticamente dietro l'angolo. Quest'alta via però continua. Bolano, mancano 6 km circa e lì il mare. Siamo arrivati dalla parte opposta della Liguria. Davvero fantastico, 450 km di alta via, spettacolari. E ora Bolano. Oggi è il 15 agosto e siamo partiti questa mattina per l'ultimo tratto dell'Alta Via dei Monti Liguri per arrivare fino a Ceparana. Ieri invece siamo partiti da Patigno, siamo risaliti al Passo del Calzavitello e da qui siamo saliti e poi ridiscesi, prima al Passo del Rastrello e infine abbiamo continuato in leggera discesa fino al Passo dei Casoni. Da qui siamo scesi al Passo Alpicella e poi al Passo Solini ed infine siamo arrivati a Bolano, nostra fine tappa. In tutto abbiamo percorso circa 36 km, molto piacevoli, anche se in alcuni tratti molto soleggiati. E ormai ci siamo quasi alla fine. Ed eccoci finalmente a Ceparana, dopo 450 km sull'Alta Via dei Monti Liguri / Sentiero Italia, siamo arrivati. Chilometri meravigliosi, il mare
è là in fondo oltre le montagne, ora La Spezia, e rientriamo a breve le considerazioni di viaggio. Eccoci all'inizio, anzi alla fine, dell'alta via dei Monti Liguri, percorso meraviglioso, 440 km tra montagna, mare e collina da ripercorrere ancora e ancora e ancora. Quindi alla fine, dopo tutta questa fatica, una bella torta con il logo dell'Alta Via. Ciao!